qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Saltare in area di rigore. Va Cataldi dentro Prigliani! Prigliani! Ha pareggiato Prigliani! Ha segnato il portiere del Benevento! C'è più tempo, è come una vittoria per il Benevento Vigorito, 2-2. Bella a tutti ragazzi, sono Sergio Adrien, benvenuti sul mio canale. Scusate ma veramente ho dovuto salutarvi in questo modo ragazzi, sono milanista quindi sono il primo che ha bestemmiato quando ha visto tutto ciò. Sono curioso di vedere chi è il giocatore del mese, porca Valero, così proprio senza barba, vabbè. Insomma, fatto sta ragazzi, la situazione è questa, dopo il 0-5 che è andato malino, abbiamo perso contro la Juventus, non abbiamo accumulato tanti punti, però siamo sempre secondi e pari mezzo di Milan e Roma. Andremo subito a giocarci con il Milan nella prima partita e insomma sarà... se posso finire la frase, qualcosa di piuttosto impegnativo. Abbiamo già offerte di allenatore nazionale l'Irlanda del Nord, ragazzi. E... rifiutiamo l'offerta perché, come sapete, appunto sempre dall'Arena d'Italia, come già detto negli scorsi episodi, anche se mi piacerebbe allenare qualcosa di più. Allora, sposto sulla sinistra. Allora, porto mensile sulla squadra primavera, l'abbiamo già fatto. Andiamo ad allenare un attimo i nostri giocatori che, come sapete, sono parte integrante della nostra squadra e del nostro futuro. Lo so che potrebbe esservi venuta a noia questa cosa qui, però i giovani ragazzi sono il futuro, ovviamente, e quindi vanno presi gli adeguati provvedimenti. E tanto Pignola ragazzi sta facendo progressioni, è un giocatore veramente molto giovane. Questo Jelačić, chiamatelo come volete, ancora un 44, però vedo che comunque le potenzialità per diventare un giocatore molto più che un giocatore da Benevento, ragazzi, ce le ha. La Lazio tanto ci ha superato, siamo addirittura quarti, però abbiamo la possibilità, vincendo, di andare a 27 punti, riprenderci il secondo posto in classifica. Abbiamo una conferenza stampa, ragazzi, e qui motiviamo un po' Bakogu, che in queste ultime partite veramente si è fatto vedere poco. Il Milan giocherà con la maglia di trasferta, come è successo. Noi ci schieremo sempre con questa squadra qui. Siamo ragazzi di non cadere in errore e fare una partita stile episodio 5, dove purtroppo sapete com'è andata a finire. Se l'avete visto, se non l'avete visto, andatelo a vedere, tanto il link è in descrizione. Aprite sotto il video, c'è scritto episodio precedente, e a parte che ne abbiate una connessione stile la mia, vi si aprirà subito. Riflettori tutti per lui, capocannoniere del campionato, fra i protagonisti. Ma cavolo, capocannoniere del campionato proprio, cacca ragazzi, 35 anni, pardon. Però un anno di contratto. Ci sono condizioni. Ah, si gioca a mezzogiorno e mezzo nella vita reale, nel calcio reale, però questa volta ragazzi si giocherà di sera qua al Ciro Vigorito, stadio classico. Benevento, Milan, via. Per Andre Silva, chi lo copre? Andre Silva, c'è Vid Belek. E allora, primo acuto ragazzi del Milan, assolutamente sbagliare. Kaká. Kaká dentro Bakogu, Donnarumma. Ragazzi, comincia la serie delle parate in cui non entra una. Venuti il dribbling, il contro dribbling. Ottima la palla, Kaká dentro. Rete. D'Alessandro, ragazzi,
Ottima la palla di Kakà, l'ex. Ragazzi, questo, queste sono le palle che Kakà mette. E quindi adesso andiamo avanti ragazzi. Battuto Donnarumma finalmente, Marco Alessandro, quinto gol in campionato. Adesso cominciamo anche a arretrare in difensiva, perché il Milan si sa che ha una buona reazione. Romagnoli, il quarto uomo, segnala 2 minuti di recupero. Nicolas Viola, ce la puoi fare a passare la palla, ce la potresti anche fare, però c'è fallo per noi del giocatore del Milan, sarà punizione. E si va a riposo, si va al riposo ragazzi, avanti 1-0 contro il Milan. Miracolo, non so cosa sia successo nella testa dei nostri giocatori. Il fatto sta che potrebbe dare una svolta chiave per il secondo tempo ragazzi, perché potremmo essere sfatti, però potremmo anche allungare. Vediamo cosa ha da offrirci questo secondo tempo ragazzi. Attenzione a questa dormita dei difensori, la palla per Suso. Andre Silva, Belek, la fa sua. Andre Silva, no, li regalo questa palla. Andata benissimo ragazzi. Facciamo uscire Viola, facciamo entrare Ceravolo, vediamo il Milan che cambi fa. Entra Bonaventura per Locatelli. Palla per Venuti. Andre Silva! Oioi ragazzi. Entra Leonardo Bonucci per Luca Antonelli. E là dietro comincia a essere un problema. Difesa oltranza. Suona il cross. Belek c'è. Letizia Bakogu. Dentro. Ceravolo! Non ha guardato la porta. Novantesimo, non la possiamo perdere. Perderla qui, ragazzi, sarebbe buttare via veramente una partita di sforzi difensivi. Adesso il Milan proverà tutto e per tutto, anche con regista difensivo tale come Bonucci. Giro palla, è finita! Non c'è più tempo al vigorito di Benevento, ragazzi. Ci va anche la mezza rima per assonanza. Devono continuare così per lui. Abbiamo vinto 1-0 ragazzi, ha fatto gol Marco D'Alessandro. E questa veramente può diventare un buon punto da dove ripartire, anche se i giocatori miei non hanno fatto per niente male. Va tutto a Kakà, 9,4 il voto, nuova partita. Fornisce l'assist vincente, è quello che fa di più. Peccato Ceravolo ragazzi, al 90esimo. Sbaglia quel tiro lì. Potevamo fare di più ragazzi, ma comunque abbiamo fatto il nostro meglio, l'abbiamo fatto bene, perché siamo secondi a 27 punti. Gli abbiamo rotto anche Biglia, 4 punti dalla prima classifica. È lunga da recuperare, però ci si può lavorare su. Vediamo, tanto 11 gol Kakà, 9 Bakogu, 8 Kayekon ragazzi. C'è la doppia sfida con l'Udinese adesso, che andremo a simularne una. Giornamento mensile dell'Osservatore, vediamo. C'è questo Sernic che potrebbe... Ai, non abbiamo soldi, abbiamo questi due potenziali giocatori, ma non abbiamo soldi per comprarli. Andiamo a simulare con l'Udinese, ragazzi, sicuramente credo che non vinceremo. Pazienza. 2-2 infatti Viola e Bakogu segnano. Risultato che ci sta. Ovviamente ragazzi, scivoliamo giù di classifica, però ci sta. Lopez pronto al debutto? Non lo sappiamo. Andiamo sempre ad allenare i nostri giovani. Lo so, tutti mi dicono, ma perché non li tagli gli allenamenti? Gli allenamenti non li taglio, perché secondo me sono parte che... Secondo me avete la possibilità voi di seguire la crescita di un giocatore, che secondo me non è una brutta cosa, in fondo. Andiamo a allenare anche Brignola, sempre Brignola va sempre allenato. Adesso giocheremo contro, appunto, ve lo dico, contro l'Udinese in Coppa Italia. Come già vi dissi nell'episodio 5, l'episodio precedente, non sono convintissimo su fare il turnover. Però abbiamo
una panchina ben dotata, quindi semmai anzi stasera la telecamera non vuole stare su, non so come mai, tanto non è neanche una parte centrale del video questa qui. Pazienza, sta così. Giocheremo a Udine, ragazzi, nello stadio in cui chi ci ha tenuti occupati per un anno, la Dacia Arena, e giocheremo con la maglia gialla e rossa. Ecco qui la formazione, ragazzi, ovviamente sapete è sempre la solita, anche perché le alternative non sono tante, cioè anche l'attaccante di riserva Mbakogu, che è coda, però il 71, Mbakogu un 74 con grandi potenzialità. Io non voglio rischiare, già insomma rischio quando devo mettere Pignola al posto di Viola, perché Viola si fortuna ogni 3x2 e vabbè. Vietato sbagliare. Sto stacche. Sì, inizia qua alla East Point Arena. Sai, insomma, dell'Udinese, ragazzi, mi sembra veramente di rivivere un sogno, perché insomma la carriera con l'Udinese è stata, mi è piaciuta veramente tanto la carriera con l'Udinese, quando si è fatta su FIFA 16, che mi ha portato insomma 35 iscritti nonostante tutto. E niente, questo è l'11 con il quale comincia il match. Mi fa molto piacere tornare a giocare qui. L'allenatore si affida a due elementi dalle Mbakogu già fermato. Però c'è questa palla dentro. No! Scuffet! Cioè, aveva messo anche questa bella palla per Kakà. Dentro per dove c'è Jerry Mbakogu. Non ti può fare occupare da molla vaghe. Jerry Mbakogu. Gianni Mbakogu dentro! E come ha fatto a sbagliare la Viola? Come ha fatto, ragazzi? Come ha fatto a sbagliare la Viola? Di lì. Attenzione. La palla dentro. Oh, attenzione, la parata di Belek. Mi sono distratto un secondo. Kakà! Da dove è venuto fuori questo tiro? È venuto fuori. Aveva fatto tutto bene tranne la conclusione. Lo sa che è stato un ottimo tiro. Ma mi sto distraendo troppo. Ancora Letizia di possenza da Alessandro. Kakà, indovinamela tu. Kakà. Ai ai, ragazzi. Si andrà. Probabilmente si va a riposo al primo tempo. È stata una sudatona, però ci si può lavorare su. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Letizia dentro per Mbakogu, non ti puoi fare occupare da Nuitink. Mbakogu, scuffet ragazzi. Grazie a questo calcio d'angolo c'è il cambio in arrivo. La palla dentro, è lì. Rinvio dal fondo, ragazzi. Stiamo tentando di scardinare la porta dell'Udinese, però purtroppo non. Holberg. C'è nostro qui. Ottima. La fase dopo il 2-2 del campionato, ragazzi, potrebbe. Ragazzi, cosa ho sbagliato? Meno male. Sarebbe stata una occasione. Qua si va a buttare solo palle al centro. Palla vaga. Occhio alla porta. Palla dentro. Efficace qui. Belek subito. Invia subito. Non si fa levare palla così, Kakà, con tutta l'esperienza sua. Si fa levare la palla. Widmer. Se si prende gol ora siamo fritti. Widmer dentro. La spazza si va. Ai supplementari, ragazzi. Cosa che veramente io volevo evitare con tutto me stesso, invece, ragazzi, ci tocca andare ai supplementari. Potremmo insomma perdere, complicare. Dai, ottimo recupero. Scatta. Sul fio di fuorigioco, Mbakogu. Qua dentro. Kakà!
Cacà, ragazzi, cacà! La sblocca lui al 95esimo. La palla profonda di Mbakwu. Non dovrei esultare contro le mie ex squadre, squadre che mi sono costate chissà quanto ero di corrente per poter caricare i video per voi. Però aveva lo specchio della porta completamente spalancato. Ci siamo tolti un peso adesso, ragazzi, difesa oltranza. E 1-0. Ripartono in campo 103esimo, eravamo tutto bello fresco, se ne va. Metri davanti a sé, attenzione. Dando via a noi Tink, la palla dentro. Non ci credo, cosa ha sbagliato D'Alessandro. Attenzione al pressing qui. Il match winner contro il Milan. E la palla di nuovo per l'Udinese. Però c'è il nostro campione Danilo Cataldi. E ora si riparte con Marco D'Alessandro. E finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo, ragazzi. Mezz'ora di registrazione, poi ve lo vedete tagliato, come vi dico sempre. Però si soffre. Si soffre. Entra coda per Mbakwu, perché guardate, Mbakwu veramente non ne può più. Però, ragazzi, invece, arretro Mbakwu, fa accettare coda. Speriamo. Pardon. Siamo arrivati al momento, al calcio d'inizio, di migliorare un po' la situazione davanti. Ramoglie la soffia via e riparte contropiede. È netto vantaggio sul suo marcatore, perché anche più fresco. La palla dentro per Coda e c'è il gol! C'è il gol di Massimo Coda! Che autogol del difensore, ragazzi! Prima presenza, primo gol, entra e segna Massimo Coda, ragazzi. E qua Mbakwu viene sollevato dall'incarico. Vediamo a chi viene segnato il gol. Il gol viene segnato a Massimo Coda. Allora va bene. Anche se io lo considero mero autogol del difensore dell'Udinese, ragazzi. Premiati. Balic, subito l'Udinese ci prova. Balic, palo! Palo di Balic. Palo di Balic. Adesso vedete l'Udinese tutta riversata nella nostra metà campo. Volevo tentare la disperata. Eramo dentro per Coda. Dentro per Coda, marcato da Vaghe. Coda, Coda. C'è Scuffet. Lucioni. Cipsa, ragazzi. Cipsa. Ancora palla all'Udinese. E riusciamo vincitrici. Vincitori. Vincitori e vincitrici. Vabbè, la squadra, vabbè. Vincitori, ragazzi, da Udine. Abbiamo veramente fatto lo straordinario. Abbiamo veramente una prestazione fatta benissimo. Abbiamo sfatato un nuovo talismano che si chiama Massimo Coda, ragazzi. Entra e segna. Anche perché, ragazzi, Ceravolo è uno che sta meglio dietro, ragazzi. 12 tiri a 4. Cioè, 12 tiri a 4. Vogliamo anche parlare. Si sono voluti supplementari per riuscire a segnare due gol. E permettere al vento di tirare dalla nostra parte. Però, ragazzi, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Queste due partite. Adesso ci manca l'ultima, che è contro la SPAL. E poi chiuderemo l'episodio, anche perché aspettate, perché c'è il Boxing Day, quindi devo guardare benissimo il calendario. Ungheria rifiuteremo. Aspetta, sono due colloqui con i giocatori. Kakà non si sente pronto. E Eramo può sostituire Kakà. Perfetto. Giocheremo purtroppo in handicap, perché sarà fuori Kakà. Però, ragazzi, beh, contro la SPAL non dovrebbe essere una partita così complicata. E come finisce? Che si perde. Benissimo. Si è perso 1-0, meno male non l'ho giocata, se no avrei spaccato tutto. Però adesso, ragazzi, tornerà Kakà titolare. Anche se è più stanco di tutti, in realtà. Episodio, ragazzi, è andato bene, abbiamo giocato due partite, le abbiamo vinte. Poi si sa che è una squadra che, quando si vanno insieme alle partite, fa quel che fa.
E allora vediamo quante partite dobbiamo ancora simulare. Genoa e Chievo le simuleremo sempre in questo episodio, sempre dando però i nostri campioncini tipo Jelacic, scusate ma sono raffreddatissimo, tipo Seric, tipo Viola, scusate Brignola, tipo Brignola e tipo Petrovic. Inizia un'altra botta tra virgolette a Brignola. Brignola ragazzi è un 99, quindi di classe, magari di overall, però è un giovane che veramente ha tante prospettive all'età di Donnarumma, quindi di fronte a sé può fare quel che vuole. Siamo terzi, Bologna è secondo. Da quando qua il Bologna è secondo, io me lo sto chiedendo, Milan è quinto. Messo meglio di come è messo adesso, però vabbè. Squadra Genoa batte rivali, adesso ce l'andremo a giocare ospiti contro il Genoa. Si sa che la vedo dura di una vittoria. Infatti 1-1 fa gol Bakogu, tanto per cambiare. Beh, anche se non si fanno i risultati che dovremmo fare, comunque dovremmo vincere, però come dire, siamo qua per salvarsi, poi se si vince anche meglio. Però ciò mi dimostra ragazzi che abbiamo fatto una campagna acquisti, anche se solo con due giocatori, però sono due giocatori che sono diventati da acquisti a fondamentali, perché non lo so, da insomma l'ultima squadra vecchio insomma, vecchio ci sta dando veramente una grande mano. Brignola intanto diventa 57, ricordate non è Brignoli, siamo quarti, 29 punti, 10 dalla vetta, insomma parlare di vetta col Benevento è un po' un eufemismo, soprattutto come è messo oggi, poveraccio, veramente mi dispiace. Sabato 30 gennaio, guardate 30 dicembre, regalatemi una vittoria ragazzi, col Chievo ci si può fare, l'hanno fatto nella realtà. No, abbiamo perso, ho fatto gol di Team City, così, vabbè, purtroppo non posso giocare tutte le partite ogni episodio ragazzi, se no veramente si farebbe notte, siamo scivolati sesti. Aspetta, prenota nazionale, Federazione Canada ragazzi, andremo a rifiutare, stiamo seguendo i piani perché siamo troppo forti, ci sta. E Rico Brignola, tutto ok, prima di chiudere l'episodio ragazzi, ultimo allenamento di questo episodio 6, lunghino, insomma la registrazione mi ha portato a 37 minuti, come vi dico sempre, voi ve lo beccate tagliato perché se no non lo guardate, cioè vi do 37 minuti, non li guardo io, li registro, ma poi li edito, ovviamente perché capisco che guardare insomma tutta la partita per intero potrebbe essere, pur quanto emozionante sia, lungo e come si dice qua balloso, ovvero noioso. Torniamo a questi ultimi esercizi ragazzi per questo episodio 6. Questo episodio 6 ragazzi ci ha portato tante sorprese, molte delle quali positive ragazzi, e si va a gennaio, dove adesso prima di chiudere vi dirò come sarà il programma dell'episodio 7. Io lo sapete che ogni episodio registrato vi porto sempre cosa faremo principalmente nell'episodio dopo, quindi sapete già cosa vi troverete. Tanto eravamo a una richiesta di trasferimento al Pescara, valore 900.000 ragazzi. Io almeno voglio essere una persona brava e almeno un milione glielo chiedo ragazzi. Anzi sì, un milione, perché no, io voglio per Eramo, voi mi date un milione perché mi sembra giusto. Inutile che mi fate sempre questa offerta, io non ve l'accetto. Io voglio un milione.
volete l'anno, ve lo comprate, però ci pagate. Fortuna di allenamento, Lucioni, due giorni, vabbè. Rapporto 20 sulla squadra primavera. Ragazzi, i nostri giovani stanno veramente bruciando le tappe. Stanno veramente bruciando le tappe, ragazzi, veramente incredibile. Adesso vi porterò fino al 6 gennaio, dove andremo a giocare con la Sampdoria. A meno, magari faccio un po' più di questo in questo episodio e faccio un po' di meno nel prossimo, perché insomma ci sarà tantissimo mercato. Ci sarà tantissimo mercato. E andremo a affrontare l'Inter in Coppa Italia, ragazzi. Quindi episodio subito che partirà con col botto. Aggiornamento mensile dell'Osservatore. Sono tanti giocatori che mi interesserebbero, tra cui questo 90 Alanovic, però le nostre disposizioni economiche sono queste. Quindi, ragazzi, io vi lascio qua con questo episodio del mese di gennaio. Purtroppo faremo solo la partita con l'Inter. Faremo solo la partita con l'Inter, perché meglio farla giocare bene una partita che giocarne male 5. Tutto il resto, ragazzi, è mercato. È mercato dall'inizio alla fine del prossimo episodio. Quindi state connessi, che sarà un bel episodio. E poi, ragazzi, come nell'episodio 2-3, scusate, il mese di febbraio sarà dedicato a Napoli, Roma e Inter. Episodio super scoppiettante. E voglio che voi lo guardiate insieme a me, ragazzi. Siamo sesti. Potevamo far meglio. Comunque abbiamo vinto col Milan. Marcatori Kakà, Kayakon e Bakoko, tutti a 11 gol. E però queste sono le ciò che passa, ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi, perché è molto importante. Siamo all'episodio 7. E iscrivetevi, come vi ho già detto, se non l'avete fatto. Io ci tengo. La serie non si ferma qui. Alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.